Questo festival ha rappresentato un primo bagliore di luce per entrare in una dimensione più nostra, più che ci appartiene, più vera, riscoprendo quello che siamo e quindi quale migliore estendista, quale migliore espositore sono le edizioni Spazio Interiore che fanno di questa Grazie. battaglia un vero e proprio vessillo. È stata una bellissima esperienza. E noi siamo felicissimi di averla vissuta con te, una vissuta. Ad una nuova puntata di Sabato Interiore. Ci troviamo come sempre nel quartiere Pigneto a Roma. Oggi siamo da Vitaminas 24 a Via Giovanni De Agostini 41-45. Vitaminas è un bistrò naturale dove si trovano prodotti genuini dell'agricoltura laziale, biologici e della frutta tropicale. È adatto a vegetariani, vegani, celiaci. E quindi vi consigliamo di venire da Vitaminas 24 a frequentare questo luogo magnifico dove potrete assaporare tutte queste specialità. Oggi ci troviamo in compagnia di Maurizio Martucci, benvenuto. Ciao Elisa, grazie, molto gentile. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. È un Ma piacere. Maurizio, è un piacere nostro. Maurizio è un giornalista, è uno scrittore, è un conferenziere. È un docente di medicina integrata dell'Università Marconi, scrive per il Fatto Quotidiano, per l'Avvenire ed è promotore del progetto Oasi Sana. Esatto, giustissimo, Ho detto tutto impeccabile. correttamente. Perfetto. Allora, Maurizio, non ultimo, ovviamente, è un amico di Edizioni Spazio Interiore. Lui nei suoi articoli, nei suoi progetti, ha parlato molto dei libri di Edizioni Spazio Interiore, ecco perché oggi l'abbiamo invitato qui a parlare un po', di alcuni dei libri, soprattutto, preparando questo incontro, ho chiesto a Maurizio quali fossero, se ci fossero, uno o più libri che fossero rimasti nel suo cuore. E lui, così subito, mi ha risposto che ce ne sono due. Il primo è, Ayahuasca Medicina di Alan Shoemaker. È un libro sullo sciamanesimo, sulla guarigione. L'autore è statunitense, che poi è il suo viaggio, diciamo, che racconta verso l'Ecuador e poi infine il Perù, dove attualmente vive, e alla scoperta dei segreti dei curanderi e delle piante sacre dell'Amazzonia. Dunque, perché questo libro ti è rimasto così impresso nel cuore? Anche perché è un libro non recentissimo, mi pare che la pubblicazione sia del 2017. Dici un po'. Ma anzitutto questo testimonia il fatto che sia un lettore affezionato di Edizioni Spazio Interiore, visto Sì, che è ho vero. una piccola collezione di pubblicazioni. Non è stato facile per me riuscire ad individuare un paio di pubblicazioni tra le tante che ricordo come una lettura molto appassionante, coinvolgente. Ayahuasca Medicina per una serie di motivazioni. In primis, perché lo ritengo essere un testo che in maniera diretta, senza filtri, riesce a trasmettere quello che può essere la percezione di un occidentale che si cala in una dimensione totalmente inedita, quella dei popoli nativi, quella della foresta, quella soprattutto del contatto con le piante sacre, il grande mistero che rappresentano le piante della selva. Ayahuasca Medicina contiene alcuni elementi a mio avviso importanti da un punto di vista anche di particolarità, di dettagli per chi si vuole ovviamente immergere in questa dimensione
che non appartiene alla nostra cultura, ma che in realtà ci sta arrivando. Quindi nel mio percorso da giornalista ho avuto la possibilità anche di intervistare un curandero del Putumayo, un Ayahuasquero, e ho trovato molte similitudini con il testo di Schoemaker, quindi l'ho rivisitato e messo nella classifica, diciamo, dei testi che mi hanno appassionato di più, che ricordo in maniera particoleggiata e che ogni tanto torno a sfogliare, proprio perché le testimonianze che mi trasmetteva nell'intervista al curandero dell'Amazzonia, per certi versi l'ho ritrovate all'interno delle pagine del libro di Spazio Interiore. Il secondo libro che è rimasto più nel cuore a Maurizio è il libro di Stephen Gray, Cannabis e spiritualità. E siamo di nuovo alle piante sacre. Esatto. E quindi, vabbè, prima di parlare di questo libro ti chiedo cos'è che ti affascina di più del parlare delle piante maestre, delle piante sacre? Che cos'è che ti affascina così tanto? Perché insomma, devo dire che hai parlato di tantissimi libri di edizioni Spazio Interiore, veramente tanti. E due libri sulle piante sacre, come mai? Guarda, io ho voluto un pochino ponderare, cercando di trovare un equilibrio, diciamo, tra le varie pubblicazioni. Quindi la parte maschile, e quindi la ayahuasca, bilanciata con la parte femminile, quindi la cannabis. La motivazione è perché comunque credo che noi viviamo in un'epoca profondamente ingannevole, piena di stereotipi, piena di compartimenti strani, è una matrix che ci viene costruita, nella quale noi non ci accorgiamo di essere passivi in tutta questa operazione, mentre questi libri riescono ad invertire la narrazione. La cannabis così bistrattata, vilipesa, vista come il male assoluto che ha addormentato intere generazioni, perché gioco forza viene assimilata all'aspetto ricreativo, all'aspetto un po' più, se vogliamo, di basso profilo. Invece questo libro, anche qui, il merito a Spazio Interiore per averlo pubblicato, ci porta a una dimensione totalmente nuova e quindi ci fa vedere come tradizioni millenarie, come culture ancestrali, pensiamo ad esempio ai Sadhu dell'India, pensiamo ad esempio ai Rastafari della Giamaica. Io sono stato in Giamaica e quindi ricordo di aver visto questa percezione. Trovano nella cannabis non soltanto una pianta, tra virgolette, di intrattenimento, ma soprattutto una pianta che può aprire delle porte, dei portali molto importanti per lavorare con il sé, per lavorare in termini introspettivi. E quindi questo libro, a mio avviso, ha il merito di, oltre che squarciare il velo, di offrire una panoramica a 360 gradi su quelli che sono gli utilizzi che nelle varie culture per millenni, sin dai tempi non sospetti ovviamente, viene utilizzata questa pianta per andare oltre. Perché il problema di fondo è che noi viviamo in una cultura tipicamente razionalista, tipicamente scientista, e quindi soffriamo tutto quello che è spirituale, soffriamo tutto quello che è il grande mistero. La ayahuasca da un lato e la cannabis dall'altro invece riescono ad offrirci una dimensione totalmente diversa. È vero, infatti Cannabis e spiritualità ha questa grande, a mio avviso, questo grande pregio di raccogliere tantissime testimonianze di ricercatori, sciamani, sperimentatori che hanno utilizzato la pianta maestra, qui viene proprio chiamata pianta maestra, proprio come medicina per il corpo e l'anima, no? E quindi l'autore stesso non invita ad un abuso della pianta, ma anzi invita proprio a utilizzarla in maniera molto sapiente, proprio perché è una pianta che può aprire porte e quindi essere in uno stato molto pronto anche per riceverla, no? Quindi invece a me ha proprio colpito tanto questo. E non lo so se ti ricordi in questo libro se che ci sono tutti questi
questi scritti, no? Di queste persone oltre al, all'autore, se c'è qualcosa che ti è rimasto impresso di qualche esperienza specifica, anche sciamanica magari, so che anche lo sciamanesimo è un argomento che ti interessa molto, o se invece ci vuoi raccontare tu qualcosa, ieri prima hai detto sono stato in, in Giamaica, non lo so, qualche esperienza tua proprio personale. Ma diciamo che qui entriamo in una dimensione dove la parte personale individuale si sposa un po' con quello che riportano gli autori sia nella ayahuasca medicina che in cannabis e spiritualità. La malattia nasce nell'etere, la malattia ha sicuramente una base di carattere spirituale, c'è una rottura, se vogliamo, misteriosa che avviene prima che la malattia si manifesta. E quindi in entrambe le pubblicazioni ho ritrovato questi passaggi, perché per sciogliere il nodo che ha causato la malattia bisogna arrivare all'origine, e quindi queste piante consentono, un po' come magari per certi versi potrebbe essere la respirazione olotropica, essendo enteogeni, consentono di fare un passaggio nel tempo, dove lo spazio e il tempo vengono annullati. E quindi la guarigione, pensiamo anche alla pubblicazione di Claudio Naranjo, il viaggio di guarigione, arriva sempre in una dimensione non reale. C'è altro. Non tangibile, no? Esatto, non meccanicistica, non razionalistica. Nel libro ci sono diversi passaggi, pensiamo ad esempio al ganja, così come viene chiamato, no? I sadhu per l'appunto l'utilizzano anche per l'aspetto spirituale, ma anche per curare, anche come strumento di cura. E poi il merito di queste pubblicazioni è sempre avere quella linea bilanciata, cioè chiarire che stiamo parlando di qualcosa che, si è abusato, come giustamente lo sottolineavi tu, può portare alla deriva, ma questo può accadere su qualsiasi strumento, su qualsiasi mezzo. Il coltello può affettare una fetta di pane, così come può essere uno strumento di offesa nei confronti di un'altra persona. Dipende sempre da come lo si utilizza, e questi libri, a mio avviso, riescono ad offrire questa chiave di lettura importante per comprendere l'importanza di queste piante. Ti ringrazio. Allora, andando a scartabellare un po' le varie, i vari articoli, i vari video che Maurizio ha fatto sui nostri libri, mi sono permessa invece di scegliere un libro tra quelli di cui tu avevi parlato che fosse invece il mio preferito. Ah, bene. Okay. E vi parlo di La via della trasmutazione alchemica. È il primo libro dei tre che abbiamo pubblicato di questo autore, che si chiama M.M. Judas, ovviamente è uno pseudonimo. E prima Maurizio, dietro le quinte, mi ha detto, perché questo è un libro in cui la prefazione è scritta da Claudio Marucchi, che è uno dei nostri autori. Che io ho intervistato. Che tu hai intervistato, sì. Ho detto, ma sarà sicuramente sarà lui. Non è lui, non si sa, vediamo. Judas non vuole svelare la sua identità, può essere un uomo, una donna, nemmeno noi lo sappiamo. E questo è il suo primo libro che ha pubblicato con noi, e io credo che sia di una potenza molto incredibile, perché con una semplicità e una maniera molto diretta di dire le cose arriva come uno schiaffo spesso, e quindi proprio per questo l'ho scelto, proprio per questo mi piace così tanto. Tra l'altro il sottotitolo è Manuale di discesa nell'ombra. È proprio un viaggio che l'autore fa compiere al lettore, proprio nella parte più ombra di noi stessi. E allora ti volevo leggere proprio un piccolo passaggio tratto da un capitolo che si chiama Ricordati di dimenticare tutto. E lui dice: tre sono i grandi demoni che adoriamo e per cui ci rifiutiamo di dimenticare: il dolore, le offese e il grande amore, qualunque cosa sia per te il grande amore. Allora, questa cosa a me risuona tantissimo. Poi lui va avanti e spiega che cosa sono le offese, che cos'è il dolore, che cos'è il grande amore, no? Che non ha così troppo a che vedere con l'accezione più pura dell'amore a cui noi siamo abituati
a fare riferimento. A te risuona tutto questo? Molto, mi risuona molto. Fammi dire, cara Elisa, che questa è un'altra pubblicazione che apprezzo molto, è un manuale di iniziazione. Io ritengo sia una sorta di prontuario esoterico per calarsi nel di dentro, trovando attraverso il vuoto la pienezza della propria essenza. Perché l'autore ha, diciamo, la facoltà di riuscire ad attualizzare dei percorsi alchemici che riescono a trasformare quello che poi fondamentalmente è la parte più preponderante di ognuno di noi, è l'ego. Quando tu parlavi, di questi tre passaggi fondamentali, grande amore, la rabbia, e il dolore, no? Significa che c'è un ego che ancora, che tiene stretto, in questa presenza, che invece l'autore ci indica come poter essere l'opportunità per arrivare attraverso la profondità a un passaggio molto più importante, la riscoperta attraverso il vuoto di quello che ognuno di noi è realmente. Quindi fuori dalla Matrix. Risuona molto, ma credo che sia una lettura per tutti, ma un percorso per pochi. Perché non è semplice riuscire a fare a meno dell'ego, e non è semplice riuscire a mettere da parte anche il grande amore, che poi nel testo, se non ricordo male, l'autore indica essere non quell'aspetto Esatto. romantico, sdolcinato, tanto per intenderci, ma un aspetto più profondo che riguarda l'intimità di ognuno di noi. Quindi l'amore per se stesso, per se stessi o per se stessa, rivisitato attraverso il togliere tutto quello che è di più. E quindi nel di più c'è anche la rabbia, nel di più c'è anche il dolore, nel di più c'è tutto quello che ci ancora nella quotidiana materia. E quindi questo è un libro molto prezioso, molto prezioso. Sì, infatti quando tu parli di ego mi viene proprio in mente che andando avanti nella sua spiegazione di che cos'è appunto il dolore, di che cos'è, di come affrontare dolore, offese e il grande amore, proprio nella parte in cui lui parla delle offese, lui dice che questo demone dell'offesa si prende molto spazio dentro di noi perché siamo estremamente dominati dall'ego. E quindi la maniera per scacciarlo, per mandarlo via, è perdonare. Cioè, è l'unica maniera per farlo. E questo noi siamo veramente poco abituati a perdonare l'altro, ma soprattutto noi stessi. Infatti lui dice: perdonati, tu sei innocente. E quindi quando tu dici è un libro per pochi, in realtà è un libro per tutti, ma pochi e spero però sempre più di più sono disposti, no, a entrare veramente così nel pro, perché ti dice veramente delle verità forti e tu lo sai che sono vere, ma quanto sei disposto ad accettarle, no? Allora, io ho detto, è un libro per tutti, ma è un percorso per pochi. È Percorso un per percorso pochi. per pochi. Sicuramente condivido la tua riflessione. Il perdono, il lasciare andare e l'amore. Non a caso il quarto chakra, il chakra per eccellenza, quello che nella mistica yogica riesce ad unire, no? Il triangolo inferiore col triangolo superiore. Lasciare andare, perdonare e amare. Diciamo la trilogia mistica, potremmo dire, di trasformazione alchemica che all'interno di questo libro Sono d'accordo, è vero, troviamo è in maniera vero, preponderante. è vero. Allora Maurizio, a settembre di quest'anno, Sì. dell'anno 2023, ci siamo visti ben due volte, non ci vediamo Hai mai, e visto? addirittura Ci due scriviamo volte. Ci spesso, però ci scriviamo vediamo spesso, poco. però ci vediamo poco perché Maurizio non sta proprio a Roma e Sì. quindi ci capita poco di vederci. E, ci siamo visti in due occasioni. L'ultima è stata la prima edizione del Festival della Resistenza Umana, Giusto. organizzato da te, il progetto Esatto. Oasi Sana e le Ali del Bruco, con cui tu collabori Esatto. anche, Sì, giusto? sì. E
E lì noi come investor di casa editrice siamo venuti con il nostro stand della casa editrice per vendere i libri. Vuoi raccontare un pochino com'è andata questa prima edizione? Perché c'è parecchia sostanza in Molto. questo festival ed è stata veramente una bellissima esperienza. Dai, raccontaci Ma un po'. diciamo tanta roba, no? Siamo a Roma, lo dico alla romana, tanta roba perché in questa fase un po' particolare, da molti definita come la fase apocalittica, le sacre scritture parlano, insomma, di questo Kali Yuga, come l'età oscura dove tutto quanto viene invertito, poi soprattutto considerando gli ultimi 3-4 anni che abbiamo imparato a vivere in questo clima di emergenza permanente che ci ha trasmesso veramente un'ansia di fondo e un'insicurezza in ognuno di noi, inutile nasconderlo, basta guardarci indietro per vedere ancora quali sono gli strascichi che portiamo al giorno d'oggi. E quindi questo festival di resistenza umana, non a caso questa coniugazione che ho trovato tra resistere e rimanere umani. Per quale motivo? E poi rimanere umani riscoprendo cosa? E qui c'è il 3 d'Unione, la chiave di lettura, cioè siamo aggrediti da tutto quello che viviamo e subiamo da un po' di tempo a questa parte, ma c'è la possibilità, anche qui magari attraverso una trasformazione alchemica, di mutare il tutto in una grande opportunità, che è il risveglio spirituale. La resistenza umana nasce dal presupposto che le nuove tecnologie stanno disumanizzando, stanno decostruendo quello che noi rappresentiamo sin dalla notte dei tempi, l'essere umano. È inutile nasconderlo, sono tecnologie che portiamo al di fuori dei nostri corpi da qualche decennio, ma adesso stanno entrando all'interno del nostro corpo. E quindi c'è una vera e propria trasformazione in atto. Questo festival ha rappresentato un primo bagliore di luce per entrare in una dimensione più nostra, più che ci appartiene, più vera, riscoprendo quello che siamo e quindi quale migliore stendista, quale migliore espositore Grazie. sono le edizioni Spazio Interiore che fanno di questa battaglia un vero e proprio vessillo. È stata una bellissima esperienza. E noi siamo felicissimi di averla vissuta con te. Una 2 giorni molto bella. Poi, insomma, nei canali di Maurizio sicuramente ci dirà quali saranno le prossime edizioni. Assolutamente sì. Allora, dicevo, ci siamo visti 2 volte, l'ultima è stata per questo festival e poi a metà settembre ci siamo visti per la presentazione dell'ultimo libro di Corrado Malanga che ha scritto con Filippo Biondi, che è Cnum Cufu, Cheope, la fine di un mistero. Allora, tu hai intervistato Corrado Malanga In un paio di in un occasioni. paio di occasioni Esatto. e forse l'ultima è stata proprio all'uscita del precedente libro, Esatto, sì. che parlava sempre della piramide di Cheope. Ecco, alla luce di queste nuove scoperte che lui ha fatto anche con l'aiuto del professor Biondi, insomma, che considerazioni hai da fare rispetto a quello che era stato già detto prima nel precedente libro e a questo nuovo, diciamo, perché è stato realizzato un radar in cui si può vedere all'interno della piramide di Cheope, cioè dove si può vedere dentro tantissime cose, ma lui vede dentro la piramide di Certo. Cheope perché è quello a cui lui interessa, di cui lui interessa parlare. Che poi oltretutto c'è stata anche una pubblicazione scientifica parallela all'uscita Certo, del libro. sì. Ma anzitutto rinnovo i miei complimenti al professor Malanga perché al di là del coraggio, perché non è da tutti addentrarsi in una tematica così affascinante, sicuramente, ma anche un po' pericolosa, perché comunque ci si impatta dinanzi a quei compartimenti stagni, a quanti vogliono per gioco forza che il tutto possa essere ricondotto esclusivamente, unicamente agli antichi egizi, mentre Malanga solleva degli interrogativi che vanno al di là della vulgata ufficiale, insomma, parla anche di possibile genealogia con razze aliene, insomma, Esatto. mette veramente in fortissima discussione quella che è La la storia. storia nota e conosciuta e l'importanza dell'appuntamento a cui ho partecipato, questa
conferenza strepitosa, insomma, vedere snocciolare con estrema semplicità una serie mostruosa di dati per poi arrivare alla sintesi. Ma secondo me è un percorso da approfondire. Io credo che Malanga abbia ancora qualcos'altro da dirci rispetto Ah sì, alle sue beh, scoperte. professor Malanga ancora È una fonte deve. Sì, lui inesauribile. ancora sta studiando, sta Esatto. ricercando, quindi ci aspettiamo nuove ricerche a breve. Però la camera dell'immortalità mi affascina moltissimo pensare che il faraone possa, attraverso poi l'acqua, cioè quindi sì. questi elementi elementali, primari, che ritornano in maniera così prepotente e trovare questa dimensione di immortalità, affascina molto. Affascina molto perché poi lo riesce anche a razionalizzare questo processo, no? Porta dei calcoli matematici, porta Certo, dei sì. dati Sono anche scientifici. Esatto. spiegazioni proprio fisiche e chimiche, no? Maurizio, io ti ringrazio innanzitutto per essere stato con noi al Salotto Interiore e poi per apprezzare sempre così tanto la nostra casa editrice, i nostri libri e spero che continuerai a farlo ancora per lungo tempo. Noi ci salutiamo e ci rivediamo al prossimo Salotto Interiore. Ciao! Grazie.